E quindi credo che il ruolo delle associazioni diventerà sempre più fondamentale. Ma questo ruolo sarà forte se voi ci darete forza, perché le organizzazioni contano anche perché hanno i numeri. Ma questo non è solo compito, no? Nostro, è anche compito loro. Nei prossimi anni le associazioni potranno pesare, l'attenzione certamente le avremo, ma se a questo si aggancia anche il fatto che avremo uomini nelle istituzioni coerenti con questi progetti e avremo anche la vostra forza, il vostro mandato come associazione a rappresentarli. Questo diventa fondamentale. Il tempo che voi dedicate all'associazione è un tempo che voi dedicate a progettare il vostro futuro. Ciao Gianni. Di fatto dal 2017 per questa categoria molte cose cambieranno, perché cambierà la struttura dei mercati, perché cambierà la procedura di assegnazione dei posteggi, perché questa categoria perderà molte di quelle certezze che ancora oggi, grazie a una legge, la 18 del 2001, fortemente voluta dalle associazioni, da CNA, e lo ricorda bene Riccardi, con quella legge del 2001, quant'anche disattesa dai comuni che sapete non hanno mai dato vita alla realizzazione delle aree attrezzate come prevedeva la legge, nonostante tutto comunque è una norma che ha dato e dà ancora delle garanzie, però purtroppo non trova applicazione sui territori. Il problema vero è che oggi tutto quello che sta accadendo all'interno dei comuni, tutte le difficoltà dei comuni, a cominciare dalle difficoltà di natura economica, si riverseranno irrimediabilmente sul piccolo commercio. Allora la domanda che tutti quanti ci poniamo è cosa fare. Io direi innanzitutto una forte azione collettiva all'interno delle amministrazioni comunali, ma non significa andare a chiedere il piacere, così ci capiamo, significa salvare, non salvaguardare quel minimo ancora di diritti che riteniamo di avere. Io non sto qui a darvi numeri, anche perché non voglio approfittare della gentilezza di Gianni che mi ha concesso di parlare, però questa è l'ultima rilevazione del Sole 24 Ore che mi sono fatto mandare tra l'altro stamattina proprio dal centro studi nostri di un'impresa. Abbiamo la provincia di Barletta-Andria-Trani all'ottavo posto in Italia per numero di operatori su aree pubbliche. La nostra piccola provincia, 400.000 abitanti, è l'ottava dal punto di vista numerico per operatori del commercio su aree pubbliche. Però anche qui i dati vanno letti in maniera approfondita. Ad Andria il dato, per esempio, che mi sono procurato statisticamente ad oggi, abbiamo 800 esercizi attivi. Però attenzione, le autorizzazioni rilasciate erano 3.430, quelle operative sono diventate 800. Perché questa flessibilità di numeri? Perché questo settore fa grandi numeri, ma non è proporzionale l'aumento del numero degli operatori con la redditività delle imprese. Significa che nel momento in cui il nostro territorio, la nostra economia ha vissuto i momenti di difficoltà economica che sapete durano da oltre 7 anni, con i settori fondanti per noi in crisi a partire dall'edilizia, l'ambulantato è diventato un ammortizzatore sociale, ha assorbito molta di quella disoccupazione, deprofessionalizzando la categoria, e voi sapete bene quanta deprofessionalizzazione c'è tra voi, ma soprattutto rendendo la vita della media delle imprese di pochissimi anni. Questo vi spiega perché abbiamo 3.430 licenze rilasciate, ma operativamente sono 800, che sono numeri enormi, perché 800 operatori in una città come Andria, non dico dovrebbero avere l'assessore all'ambulantato o alle fiere, che pure è una cosa ragionevole, specie magari se la diamo a costo zero questa carica a qualcuno che ha un po' di passione, ma avere nella città di Andria una trascuratezza come l'abbiamo avuto rispetto a questo settore, dove le categorie non vengono riunite da almeno 2 anni, abbiamo un piano commerciale che non è stato minimamente adeguato alle normative vigenti, abbiamo proposte a costo zero
fatte da Berardino, da Montaruli e in verità anche da qualche altro rappresentante sindacale che non sono mai state prese in considerazione. Allora noi diciamo, di fronte alla crisi, di fronte alla necessità di guardare all'interesse comune, ma dobbiamo veramente noi stare, o meglio, sottostare alle regole della politica o di una politica discriminante che accetta le idee, accetta i progetti solo se provengono da una parte che appartiene a un certo contesto, o dobbiamo cominciare ad aprirci e mettere da parte le appartenenze e dare validità e valenza ai progetti reali? Guarda Riccardo, ad Andria, rete dei mercatini rionali, Farmers Market, abbiamo presentato una progettualità talmente puntigliosa che è stata regolarmente disattesa. Ma sai perché è stata disattesa? Perché proveniva da una parte che probabilmente non doveva avere visibilità, perché non si guarda i progetti, si guarda le persone. Però se le persone che hai dietro sono mediocri, caro Riccardo, avrai dei progetti mediocri. Tant'è vero, hanno provato a fare la fiera di Natale ed è stato un fallimento, hanno fatto la fiera di Capodanno ed è stato un fallimento. Perché è stato un fallimento? Perché qualcuno crede che gestire le cose in maniera autonoma nella nicchia porti beneficio. Questo invece non è vero. Allora io dico, abbiamo le professionalità, abbiamo la categoria, perché c'è una categoria preparata e forte, perché ha dimostrato che quando ha cominciato a fare delle battaglie sindacali, la categoria è forte. Certo, non è facile salvaguardare interessi così diffusi. Come si fa in un mercato di 500 operatori a dire salvaguardiamo gli interessi dal numero 1 al numero 500? Inevitabilmente bisogna dare una priorità, ma l'interesse collettivo significa intanto dare certezze. Come si fa ad accettare situazioni di comuni dove ignorano le graduatorie? La graduatoria è un elemento di salvaguardia di diritti individuali. Oh, qui non c'è da indignarsi, qui c'è da reagire veramente in maniera forte. Però purtroppo abbiamo provato anche la via legale. La via legale ha i suoi tempi. I tempi della magistratura sono diversi dai tempi dell'operatività. Allora, guardate, il momento è difficile. Non lo dico io, lo guardiamo e lo vediamo ogni giorno, ma la difficoltà deve anche farci rendere consapevoli che bisogna essere più uniti. Più uniti significa insieme trovare una soluzione che sia la meno penalizzante per tutti, ma io credo che le soluzioni ci siano. Con Gianni e con Vincenzo, ripeto, con i quali stiamo facendo un percorso straordinario, cioè veramente stiamo girando la Puglia. Io tra l'altro, come non sono candidato, per cui ho dedicato anche l'attività sindacale, ho deciso di dedicare l'attività sindacale non solo per seguire gli ambulanti ma anche le altre categorie in maniera decisa e diffusa, per cui questo ci sta facendo capire anche, caro Riccardi, che abbiamo bisogno di un sindacato di strada che sia anche più sganciato da certe logiche, io dico anche politiche. Allora, se noi riuscissimo a mettere insieme una rappresentanza sul territorio vera, con anche una capacità di utilizzare gli strumenti che ci danno possibilità di finanziarci, di fare le fiere specializzate, di fare le fiere all'estero, noi dobbiamo unire questi due momenti. Però la battaglia sui territori è difficilissima. Noi ci siamo trovati di fronte ad amministrazioni che addirittura dopo l'entrata in vigore della legge 18, che è del 21 luglio 2001, a distanza di 13-14 anni non si sono dotati dei minimi strumenti di programmazione, non hanno i piani del commercio che tu sai dovevano essere fatti entro il 2002, addirittura appena la nomina del commissario ad acta da parte della regione, che non è mai intervenuta. Allora, quando noi ci troviamo in un sistema deregolamentato, completamente deregolamentato, diventa difficile poi scrivere le regole nei momenti di emergenza, perché quando ti capita il sindaco che ti fa l'ordinanza e ti dice che dalla prossima settimana
si trasferisce il mercato. In un sistema senza regole è facile poi dire cosa succede, e me lo chiedo anche io come devo muovermi, e là le difficoltà, vi assicuro, non sono semplici. Però tutto sommato qui anche chi è presente, chi non è presente, ha notato che al di là degli errori, che però sono inevitabili, perché noi continuiamo a dire che preferiamo fare mille cose sapendo di sbagliarne 10 piuttosto che, come diceva Don Milani, non sporcarsi le mani ma tenerle in tasca, e non serve a niente tenere le mani pulite e tenerle in tasca, noi continueremo a sporcarci le mani. Il problema qual è? Che oggi non dobbiamo far prendere il sopravvento dall'emergenza, che purtroppo è un'emergenza economica che tutti quanti conosciamo, perché abbiamo anche gli studi commerciali e sappiamo quante difficoltà si hanno per pagare anche le spese correnti, che sono quelle che tutti quanti voi conoscete, il giorno 16 di ogni trimestre arrivano. Per cui la solidarietà, lo stare insieme, deve consentirci di pianificare il futuro. Io vi assicuro, e ve lo dico spassionatamente, che ognuno di voi non sa quello che succederà fra un anno e mezzo, quando la grande distribuzione, quella che ha distrutto il piccolo commercio e che oggi è in difficoltà, Ipercoop di Andria e Ipercoop di Barletta licenzieranno alcune decine di unità fra qualche tempo, la grande distribuzione vorrà appropriarsi dei mercati, e questo significa che fra un anno e mezzo, con la messa a bando di tutte le autorizzazioni, dovremo combattere con quel tipo di concorrenza, con i grossi capitali che vorranno entrare sui mercati, perché i mercati sono diventati quello che all'inizio sono diventati esempio per la grande distribuzione, perché sapete che gli ipermercati hanno copiato strutturalmente i mercati per farli al chiuso invece che all'aperto. Adesso vorranno fare il contrario, cioè avendo fallito nel loro intento di insediarsi in territori facendo saltare tutte le regole, perché ad Andria, nel bacino del Nord Barese Murgiano, uno ne doveva essere, ne hanno aperti 5 o 6 tenendo conto anche Molfetta, oggi chiuderanno e si vorranno rigenerare all'interno dei mercati. Questo significa innanzitutto capire cosa accadrà. Quando abbiamo capito cosa accadrà, con gli strumenti che le organizzazioni, io mi ritengo sempre un'organizzazione minore, le organizzazioni che sono inserite anche in certi contesti, anche noi, voglio dire, come un'impresa abbiamo il rappresentante nella giunta camerale, per cui voglio dire minori, mi piace dare il termine minore per essere più vicino a voi da questo punto di vista. Come il comitato, Vincenzo ci tiene a sottolineare sempre che il comitato è una realtà diversa dalla grossa struttura sindacale che è più vicina agli operatori. Allora non mi dilungo, però su questo dobbiamo cominciare veramente ad incontrarci, Gianni, a fare sintesi, perché se non capiamo come sta procedendo il mondo della legislazione europea, non parliamo più di norme territoriali, parliamo di un'Europa che mette alla pari il Trentino Alto Adige, dove stanno 50 operatori su aree pubbliche, dove lavorano solamente nei mercati natalizi e fanno business per l'intero anno, mettono allo stesso piano invece realtà come le nostre, dove ci sono 800 operatori che sui mercati, scusate il termine, si scannano perché devono tirare i 10 centesimi in più di prezzo sulla... Però ecco, per darvi il senso, la dimensione di cosa stiamo parlando. Se questa è la strada, dobbiamo lavorare molto sul piano culturale. Abbiamo la possibilità di farlo, capiamo, perché abbiamo capacità anche di analisi, non siamo nati ieri, 52 anni, 34 anni di lavoro sul territorio, lo sapete, l'esperienza di Gianni, i collegamenti con le organizzazioni che vogliono stare vicino agli operatori, che non sono tutte, non tutte vogliono stare vicino agli operatori, così lo diciamo, noi stiamo con quelli che vogliono stare vicini,
su questo percorso, se lo dobbiamo intraprendere, vi assicuro che la linea da tracciare non è breve e non è neanche facile, però credo che a volte abbiamo anche dimostrato che più aumentano le difficoltà, più c'è necessità di fare insieme i percorsi e di non rimanere da soli, perché rimanere da soli di fronte a grosse difficoltà, vi assicuro che prima o poi quelli che stanno già lavorando ci mangeranno tutti quanti. Naturalmente se mangiano voi, mangiano anche noi. Non vado oltre, però mi auguro che sia l'inizio anche di un percorso molto molto più profondo e produttivo. Grazie Gianni, in bocca al lupo per tutto quello che fa. Io ringrazio l'intervento di Montanari, perché credo che abbia riproposto anche in modo diverso, sottolineando alcuni passaggi più specifici, quello che ci troviamo da fare.